Partiamo con le cose di stasera. Che freddo! Molto più caldo di ieri, Su questo non ci piove, però ancora freddo. Meno male che domani arriva di nuovo l'estate. Ma stavo pensando una cosa. Tra l'altro mi fa ancora un po' male il piede, però meglio. Ma stavo pensando una cosa per il piede. Avevo detto che probabilmente mi è successo perché sono andato a Huguenot Park, c'era sabbie mobili, c'era la sabbia asciutta, che praticamente camminando nella sabbia asciutta si è formato della sabbia sotto il piede, che ha fatto un po' male, ha spinto troppo, non lo so. Mi ero convinto che quella era stata la causa, ma adesso che ci penso, sabato è stato quello, domenica non mi ha fatto per niente male e mi ha fatto male lunedì, quindi non può essere stato che vengono sti mali a scoppio ritardato. Sono proprio, quello non mi è mai successo, sarà perché noi sportivi, non lo so, però non è successo. Allora, che palle lunedì. Lunedì devo andare a quelle fantastiche, bruttissime riunioni condominiali. Riunioni del lavoro. E lì, possiamo fare meglio. Poi ognuno si deve alzare e deve dire, sì, io farò meglio. Ce la posso fare. Che Mefisa ci obbliga ad andare. L'anno scorso due palle. Con questo che parla, sono tipo, non so come si dicono, robi di marketing, non so, autoconvincimento, che, non a quei livelli proprio estremi, quasi religiosi, autoconvincimento che sei bravo, ce la posso fare, poi si danno il 5, ce la facciamo. Non a quei livelli, però abbastanza trovare nuove tecniche per lavorare di più, essere più procreativi, bla bla bla. Se io ovviamente ho dovuto dire quattro stronzate, poi ho fatto tutto l'anno uguale all'altro, insomma. Io lavoro come lavoro io, basta. Non ci sarà mai niente che mi potrà cambiare la mia idea. Sono più che altro cose per quelli che piace il business, non lo so, robe di business. E basta. Vabbè, la cosa bella, no, una cosa bella c'è. E mi ricordo che l'anno scorso c'era, mi è piaciuta. Infatti mi sono detto, oh, capuzzo, non vedo il prossimo anno che... Praticamente a mezzogiorno portano tipo 7-8 pizze e allora di mangiare mangiare tutte le pizze possibili, immaginabili, altrimenti tutto il resto due palle. Perché poi forse questo qui tra l'altro è ebreo, c'ha il cappellino ebreo che si chiama IPAP, c'ha la IPAP. Allora, se fosse lui che parla due ore, io intanto penso ai cavoli miei, no problem. Il problema è che ci dà tipo compitini, dovete scrivere il pensiero, come migliorare la produttività. Beh, è lì allora che fai. Io mi ricordo l'altra volta copiavo la bionda un po'. Non so cosa scrivere, perché intanto secondo me sono cose che dici lì per lì, però poi non fai niente. Io non è che ho visto nessun miglioramento anche negli altri. Ugualos. E giù commenti. Ih, che caldo. E se facessi la scorciatoia per la 41esima, che sarebbe di qua, che non è una 41esima lo stesso. No, meglio andare dritto. Aia, che canto.
stavo ancora pensando oggi al Tijuana Flat, eh. Non è stato male, è stata anche una bella diretta. Abbiamo avuto ospiti importanti, c'è stato Luca Lisanti, che lo conosciamo tutti. Ah, questi con la carrozzina. Guarda, delle persone a piedi con la carrozzina, con due gemelli. Una cosa mai vista. Addirittura un altro a piedi. Porca puzzola. Non vedevo persone che andavano sul marciapiede dall'ultima volta che sono andato a New York. Che qui, nella mia città, chi va sul marciapiede, se non è alla mattina o alla sera, no, più che altro dove, quando fa, allora, rifacciamo. Se non sono persone vestite con la tuta che fanno jogging, non c'è mai nessuno che passeggia, perché tutti gli americani floridiani hanno la macchina, quindi chi passeggia è un povero. Quindi se vedete uno passeggiare è un povero, vai lì, gli regali 10.000 lire, contentissimo, dice: ah, oh, ne avevo proprio bisogno, povero. Oppure gli hanno sequestrato la macchina perché guidava ubriaco. Non si scappa, Allora, questi qua, ma infatti quei due lì, secondo me, o erano poveri o erano dei criminali. Soprattutto il nero, aveva proprio la faccia. E giù commenti. No, anche quell'altro che passava ce l'aveva, ed era bianco. Poi, stavo pensando una cosa, cioè, che in America non si vedono mai zingari. Ma com'è possibile? Vuol dire che gli zingari qui non sono mai arrivati, o gli zingari che sono qui non fanno i nomadi, o gli zingari che sono qui non zingarano. Probabilmente non zingarano, fanno la musica, fanno come i Gogo Bordello, non lo so. Io non ho mai visto uno zingaro negli Stati Uniti, ma mai, E qui giù commenti. Chi di dovere qua dirà: ehi, non si dicono queste cose, anche in Italia gli zingari lavorano. Lavorano. Simpatici tutto quanto, la musica, Gogo Bordello, ma avermi dire che lavorano. Non è che lavorano, loro vivono così, perché quello è il loro modo di vivere, da nomade. Allora, perché non vengono qui a fare i nomadi? Noi li aspettiamo a braccia aperte. Noi del Texas e anche dell'Arizona, che si sa che quelli di Texas e Arizona, persone simpaticissime, proprio braccia aperte. Poi, no, perché stavo pensando, quei due lì non è che sembravano rumeni, zingari, sembravano americani. Ciò vuol dire che i poveri sono americani. Ciò vuol dire che chi in Italia è povero, in America non lo è. No, questa cosa non funziona. Però volevo dire che l'Italia è un extracomunitario così emarginato. In America non lo è. I poveri sono solo americani. Punto. Non lo so. Cioè, avete mai visto un barbone albanese? Mai, io mai. Tutti i barboni che vedo sono solo americani. Sono neri, sono bianchi, ma sono americani, non sono extracomunitari. Che altrimenti lo Stato americano direbbe: allora, sei venuto a chiedere l'elemosina qua, ma ritornate nel tuo paese. Gli direbbe Bush. Adesso Obama è già tutto un altro discorso. Direbbe: ti capisco. Però adesso te ne vai, giù dalla pianta. Ci guarderò. Poi, chimichanga. Cioè, perché se ci sono anche in America gli immigrati irregolari, hai voglia quanti ce ne sono, moltissimi, soprattutto nelle zone Miami del Sud, Miami, ma anche Messico, New Mexico, insomma, nella zona al confine col Messico, cioè sono uno sta casino, milioni, no?
Però evidentemente se uno è illegale non è che va a fare lo scemetto a chiedere le elemosine, perché dopo se lo pigliano lo cacciano. E lo cacciano di brutto, Non è che lo cacciano, dico, guarda ciccio, fra poco te ne devi andare, Non è che siamo qui a far ballare la scimmia. E basta, questo è quanto. Poi allora, Mayfish mi ha fatto vedere la fattura della macchina. Allora, avevo fatto un conto sempliciotto, $600 al mese per 5 anni sono $36,000 al mese. In realtà la fattura dice $48,000. Ah, beh, $48,000 iniziano già a pesare. $48,000 però è al mese 640, quindi è il doppio di questa macchina. Secondo me non è che mi sconfifferà tanto, mi sembra troppo per quella macchina lì, macchina così un po' simpatica, ma niente di che, come se avesse preso una Mercedes. Cosa ce ne frega della Mercedes? Noi vogliamo una macchina che abbia un'anima, tipo una Ford Modello T del 1928, non lo so, un qualcosa, una Buick, una macchina niente di che. Ne prendiamo una Corvette con la Corvette come minimo ci vorranno $60,000, non conviene. Corvette ci avevo pensato, però non conviene, poi perché io siccome sono molto sportivo, kayak, cose, bici, allora Corvette come cavolo faccio? Dovrebbero fare delle macchine sportive però a forma di pick up, a forma SUV però con quel non so che sembra una Corvette, impossibile. Un SUV bassissimo, tutto alettoni, però c'hai sopra il portapacchi, non sarebbe male, alettoni col portapacchi. Allora fate conto, una Corvette oppure anche una Ferrari, però più allungata, sopra il portapacchi, ecco, SUV Ferrari, non male, non male. Così c'hai la sportività, poi tra l'altro caricare il kayak, soprattutto il kayak che ho adesso che pesa 820 tonnellate, sulla mia macchina già è un'impresa, sul SUV che sono alti è un gran casino, invece su una Corvette SUV sarebbe perfetto, alta mezzo metro, 40, non so, 80 centimetri, quanto è alta una Lambo? Alta come una Lambo, facilissima, no? Una Lambo SUV, non male, non male. Io non capisco perché i SUV devono essere così alti, sono scomodissimi. La prossima settimana dovrei andare in campeggio, però a parte il fatto che ho poi il mio al piede e mi sa che lo dovrò annullare, e secondo me poi dopo oggi Kelly è venuta a chiedermi se volevo fare da modello per una campagna campagna atletica, noi atleti, il testimonial, no? Io faccio il testimonial molto atletico, non lo so, il modello per fare delle foto, io ho detto, inizialmente ho detto no, poi dopo mi ha spiegato, devo mettere il camice, fare finta di essere un dottore, allora ho detto sì, perché dopo le foto le metto anche su Face. Allora, com'è come non è? Sarebbe di sabato sta cosa. Però le foto le fa Bruce, ma secondo me Bruce non è che sa. Allora lui si faceva anche il maestro di fotografia ai tempi della pellicola, no?
nel 1905, quando c'era ancora la pellicola. Ma non lo so se è bravo a fare le foto. Sì, fa le foto, niente di che. Cioè, non ha niente di professionale. Secondo me potrei fare foto migliori io che lui. Comunque le farà lui meglio, perché a me non piace proprio fare foto, foto alle persone, non mi piace. Tanto quanto c'è un uccellino, no problem. Invece con le persone le devi coordinare, poi devi essere, magari sono dentro, ci vuole la luce, ci vuole il flash, tutto quello. Non mi piace tanto. Infatti quelli là che ho fatto al matrimonio, a parte il fatto che secondo me non sono venute tanto bene. Punto 1. Punto 2, forse neanche loro se ne sono accorti. Perché dopo qua, poi vado che loro dalla mattina alle 7 già bevevano tequila, quindi tutte le foto lui aveva la bocca aperta, tutti gli occhi girati. Allora prima avevano chiesto se volevo andare di nuovo a farci altre foto, che loro si rivestivano da sposi e andavano al mare a fare delle foto. Poi dopo hanno detto vabbè, lo stesso niente, però secondo me hanno chiamato un altro a fare le foto. Perché sinceramente io non sono un fotografo così, non sono fotografo di matrimoni assolutamente, proprio mi hanno dovuto chiedermelo 1080 volte, alla fine ho detto sì, ma gli avevo detto no 20 volte, non so fare, non sono io, non sono bravo, bla bla bla, gli ho detto che non ho attrezzatura, no. Ma è lo stesso, vieni te, non ci puoi, vogliamo... Secondo me volevano me, sì, perché li ho fatti incontrare, ma anche perché potevano darmi i soldi quello che volevano loro, no? Se invece se andavo dal fotografo bello, $3,000 non gli toglieva nessuno. Poi però gli faceva il book, gli faceva questo, faceva un sacco di foto ad hoc, io invece che ne sapevo il book. Questo è quanto, vabbè, falle te, io faccio il modello, perché ovviamente hanno chiesto a me di fare il modello in una brusa, anche lì c'è da pensare, io sono molto più bello di brusa. Per i prossimi unboxing live, ma c'è da dire che sto facendo la dietona, quindi non è che posso fare unboxing live tutti i giorni, semmai lo faccio venerdì prossimo. Allora, pensiamo venerdì prossimo, un unboxing live, cosa possiamo prendere? Sono aperte le richieste, consigli e richieste, vediamo, si potrebbe fare sushi, allora, potrebbe fare Mojo unboxing. Sinceramente però non so se Mojo ti fa il tucco, quello che te lo porti a casa da mangiare a casa. Secondo me sì, però non sono sicuro al 100% al pomodoro, sicuramente sì, perché intanto se vai lì, mangi una foglia e dici voglio un box, loro te lo fanno portare a casa, no? Non sarebbe male fare un unboxing di Mojo. Sì. Certo, facendo l'unboxing di Mojo, l'unico problema è che magari i ristoranti non ti fanno portare le cose a casa, tipo come è successo a Giaticuan, è che se fai quel trucco lì dopo non dai la mancia al cameriere. Male come idea. Allora, domani io direi di andare a fare delle foto all'uccellino, un uccellino nuovo, basta col solito uccellino sminchiolato, perché io ho trovato, gliel'ho detto lo scozzese, ma è lo stesso perché noi siamo in amicizia. Comunque gliel'ho detto che c'è un posto per andare a fare le foto agli uccellini.
No, perché adesso la fotografia mi è ripresa, ma allora la voglia della chitarra è scesa un po', diciamocelo, però la voglia della fotografia si è rialzata. Adesso sono un po' così cos'è che voglio comprare l'obiettivo 400 mm fisso, sono proprio in dolce attesa, diciamo. Stamattina ho guardato alternative, perché 400 mm è bello, sì, però mi sembra un po' una stronzata, perché io ce l'ho già, cioè, però se mi dopo mi fa immagini molto più nitide, allora conviene. Infatti prima di comprarlo voglio provare, però mi sembra un po' una stronzata. Piacerebbe perlomeno fare uno scatto in avanti, un bel 500 come minimo, però ho capuzzola, anche ce ne ho trovato uno Sigma che dicono che è buono, sì, ma $4.900 costa, ma porca puzzo, $5.000 una lente di merda usato, guarda, io proprio al limite potrei fare una pazzia se costasse $2.000, ma $5.000 no. Se trovassi usato $2.000 forse, solo che col problema che ho già spiegato, non si trovano le lenti usate a poco prezzo, cioè perderà $100, perderà un po', forse proprio quelle vecchie, quelle vecchissime, forse qualcosa. Tocca rimanere con quel 400 capuzzo. Invece lo scozzese, tutti i soldi che le ha li spende in fotografia e in viaggi, cioè non avrà un soldo nel conto, perché spende un sacco di soldi, che poi io, adesso che ho tutte cose che ha, sono robe che costano le sue, poi va sempre in viaggio. Io invece formichina spendo i soldi in tante cose, miliardi di cose. Giusto, se fai comunque quel 400 mi sta ispirando di brutto, mi sta proprio mi chiama la notte, infatti non vedo l'ora che sia la prossima settimana che lo voglio affittare, lo voglio proprio provare. Se poi non vado in campeggio, vado a fare una foto agli uccellini. Quel 400, cioè stanotte ho sentito bussare, era il 400 che diceva allora bello, andiamo a casa tua, allora ci facciamo questa fotografia. Era il 400 che mi chiamava, ho sentito bussare, ero nel sogno, ero in macchina fermo e sento bussare toc toc, ed era il 400 che dice andiamo a casa tua o casa mia, così. Poi mi sono svegliato di soprassalto e ho detto lo voglio, perché no, se no quell'altro, no, la le no, lo zoom, no, lo zoom Tamron che arriva fino a Sydney. C'ho lo stesso problema col 400, che allo zoom perde nitidezza. Voglio una lente fissa, basta. Un prime, come diciamo noi fotografi. So che mi sta sulle palle che le altre compagnie Sigma e Tamron avrebbero il potenziale di fare delle lenti fisse, ma non lo fanno. L'unica che c'è è il Sigma 500 mm e basta, che non è male, perché 500 mm a 4.5 non è 400 mm, no, 500 mm a 6, no, 4.5, solo che costa troppo, bisognerebbe rubarla, ecco, oppure comprare roba rubata. Allora sì che si troverebbero, bisognerebbe fare un eBay di ricettazione, che ovviamente nel deep web con Tor sicuro ci sono, no?
anzi, è ovvio che ci sono, altrimenti che cavolo serve essere anonimi in Tor? A parte il fatto che anonimi fino a un certo punto, ormai la National Security Association sta per... chissà cosa sa del Tor. Spia tutto, spieranno anche i miei video di YouTube, avranno persone che riescono a tradurre, ma io dico niente, niente di male. No, non è association, è agency, National Security Agency, NSA. Bravissimi. Anch'io voglio lavorare lì, spiare tutti, avere la password di tutti gli amici su Facebook e vedere i loro messaggi privati. No, è bellissimo. Allora, per mettere tutto,